Carlo, ma dov'eri quando hai saputo che era ufficiale che Marc Marquez lasciava la Honda? Ma ero contento a casa in ufficio che stavo lavorando. Quando è arrivato il comunicato, ti dico la verità, sono rimasto basito perché è una cosa che non capisco. Allora, siamo qui a Genova, in Piazza Limonda, dove Carlo vive, per una bella cosa che poi vedrete al Moto Festival, un'intervista che dobbiamo fare, però è l'occasione anche per chiedere un po' a Carlo di questa cosa assurda che è successa, che non ci aspettavamo. Ma hai detto bene te, a livello così sportivo, per me è una cosa assurda. Una cosa assurda per tantissimi motivi. Il primo motivo, diciamo che la Ducati, nella persona di Gigi D'Alegna, ha fatto una politica di giovani vincente. I migliori giovani credo che l'abbia in mano la Ducati, no? Bagnaia, Bezzecchi, Bassianini, Martin, Marini. Una politica che ha avuto successo, ha vinto i mondiali, la Ducati con una moto sicuramente superiore, ma questo va a merito di D'Alegna, e quindi praticamente disconosci una politica vincente, creando secondo me dei forti disequilibri, chiamiamoli così. Sicuramente i piloti della Ducati, questi quattro giovani che ho detto, l'hanno presa abbastanza male. Questo è evidente, ma non perché si sentono colpiti per il fatto che non sono fortissimi, ma aggiungere un Marquez dentro è chiaro che crea degli squilibri pazzeschi. Io capisco Gigi perché è un ingegnere, quando un pilota 8 volte mondiale ti chiede di correre con la sua moto e Grazie. anche non la moto ufficiale, è un godere massimo perché è chiaro, mi mettono i panni, anche se io dico sempre che gli ingegneri non vivono ma funzionano, che è una cosa un po' diversa, però ha creato veramente, ma soprattutto non solo nei piloti, io credo la seconda parte anche nei team, Pramac, WR46, che si sentono scavalcati e quindi, sai, secondo me il prossimo anno si guarderanno un giro seriamente. Se prima si guardavano un giro magari tanto per fare un po' di contrapposizione, chiamiamola, adesso la mia opinione è che loro si guarderanno un giro, anche perché ci sono case come KTM e Aprilia che vogliono fare i salti di qualità, soprattutto con il secondo team. Senti, ma però venendo, ora abbiamo guardato il lato Ducati, però il lato Honda era un matrimonio finito quello tra Marquez e Honda. Guarda, io ti dico che io sono 43 anni che vivo nel motomondiale, quindi ne ho viste di cotte e di crude. Io un comportamento da parte della più grossa casa del mondo come la Honda in questo momento non è che mi fa sorridere, mi lascia basito. Perché io ho un contratto di 4 anni, mi scade a fine 2024, prendo posizione, o stai qua, oppure ti tengo fermo. Ragazzi, la Honda è la più grossa casa del mondo, 16 milioni di due ruote produce. Cioè che alla fine non sia in grado di fare una moto, che abbia fatto degli errori, d'accordo. Però diciamoci una cosa, questi errori derivano anche dal fatto che Marquez aveva fatto quattro operazioni quando la moto andava, francamente, per cui io dico la verità, la figura più brutta l'ha fatta la Honda. Ma sì, assolutamente, ma secondo te l'Honda nella figura dei vertici in Giappone o di Alberto Puig? Tutto l'insieme, io credo che comunque i vertici in Giappone siano i più colpevoli, perché poi le scelte le fa il Giappone, quindi evidentemente chi fa la scelta nel bene o nel male ha sempre torto. Io ripeto, è stata gestita a livello CIV, non a livello campionato del mondo. Questo lo dico molto seriamente. E ora, secondo te, Honda come sistemerà la squadra per l'anno prossimo? Sposta Zarco, arriva, c'è anche queste voci assurde, secondo me, su Vignales, come la vedi? Guarda, non mi stupisco più di niente perché vedendo che a ottobre si è ancora in ballo per dei piloti e che tipo di piloti mi sconvolge perché questo non è lavorare, questo è veramente improvvisare. Quindi io. Queste cose che no, ma io ricordo che ai miei tempi ho licenziato Biagi, voglio dire, quando ero da. Cioè, a casa sono io, pago io e fai quello che dico io, sei in contratto. Senza contare che il signor Marquez è sempre stato pagato anche nei momenti dove lui non poteva fare niente, non per colpa della Honda, perché ricordiamoci bene che quando è successo che lui, queste operazioni sbagliate, chiamiamole così, a un certo momento la moto andava, non è che non andasse, venivi da dai vittori dei mondiali. Quindi. Le colpe sono da due parti, questo è quello che penso io. E poi ti dirò di più, anche fare un contratto di un anno, se sarà così, perché non lo sappiamo ancora, è ancora peggio, perché metti in casa un pilota
di questo genere che poi se ne va via. Mi dirai, anche Zarco va via, porta tutto, però sai, se Marquez porta via delle cose è un po' più pesante che se le porti via Zarco. Però come tu mi hai detto, cosa cambierà? Io credo che Cicchinello non ci pensa nemmeno a mollare Zarco, ma non ci pensa nemmeno a un contratto il suo. Quindi io non credo che Zarco vada in onda Trecci. Nadia Padovani e tutto il team Gresini hanno fatto il colpo del secolo per loro. Ah, beh, ma su quello complimenti, gli do la mano. Hanno rischiato grosso di rimanere col cerino acceso, perché 6 ottobre, se poi Honda ti obbliga a stare, cosa fai? Rimani ottobre senza pilota? Sì, ce l'hai, c'è di Gian Antonio magari, però complimenti per il colpo, perché a livello mediatico... Però io quello che mi chiedo è questo, che sappia io, Gresini ha fatto un contratto di 2 anni con la Ducati, e Mark sembra, ma dico sembra perché non sappiamo, che sia solo 1 anno. E l'ultima domanda che ti faccio è questa, e riguarda un altro pilota, e Quartararo sarà geloso, l'ha anche detto tra l'altro nel podcast con Zamba, e Zamba gliel'ha chiesto, gli ha detto: ma sei invidioso di Morbidelli che va in Ducati? E lui scherzando ha detto sì, però lui ora rimane col cerino in mano, è lui. Sì, ma scherzando tanto non l'ha detto secondo me, ma guarda, io penso che non mi stupirei se ci fossero degli altri giri strani, perché qui ragazzi tutto è nato da Vinales quando lasciò la Yamaha a metà anno, e di lì è cominciato un turbio. Allora io credo che la Dorna deve darsi una regolata, cioè la gestione del moto mondiale secondo me non va fatta così, in questo modo sei alla gara come la guerra, saltano i contratti, cioè mettiti nei panni di un manager che fa dei contratti, lavora 5 mesi e poi dopo 1 anno glielo spaccano, ma dai, non... Secondo me la Dorna deve dare certe regole che non sono ancora date, secondo me pensa troppo allo show e meno allo sport, e questo ai nostri tempi si pensava allo sport, poi allo show e tutto quanto, ora è il contrario, diciamo che lo sport è il 30%, e questo secondo me non è... C'è una domanda che mi faccio io, la faccio a te, vedi, faccio io adesso l'intervistatore, ma quando ha negato alla KTM le 2 moto, Carmelo e Spedetta, che mettevano probabilmente Marquez e Acosta, e poi lascia che vada a Ducati, cioè il prossimo anno, cioè, io credo che siano ancora più incazzati sia l'Aprilia che la KTM, perché se ci aggiungi un Marquez nella Ducati fai primo, secondo, terzo, quarto e quinto, cioè levi anche la voglia di queste case di fare delle cose anche tecniche, di investire soldi, cioè una mossa sbagliata secondo me da tutti i punti di vista. Sì, sono d'accordo, da questo punto di vista dell'equilibrio del campionato sono d'accordo, perché si è creata ancora più sproporzione. Carmelo, lo chiamo Carmelo anche se non lo conosco, pensava di tamponare la cosa, cioè lasciandolo alla Honda, non facendo andare la KTM, ma lui, Marquez, voleva rompere questo contratto, è andato anche in Gresini. Beh, sai, io dentro le segrete cose un po' ci siamo, cioè al momento bastava che Carmelo si mettesse d'accordo con la Honda, se la Honda ti obbliga e ti fa stare fermo 1 anno, voglio vedere se il pilota non corre. Io Honda, mi metto d'accordo con Carmelo, tu hai il contratto fino a fine 2024, corri con noi? No, stai fermo 1 anno e ti parli. Ci sono gli strumenti, se vuoi farli, se non li vuoi fare è un altro discorso. Molta confusione. Bene, Carlo, per ora ci fermiamo qui, però rimanete perché ci sarà una bella cosa che però uscirà tra un mesetto. Questa intanto è già uscita. Ciao. Ciao ragazzi.